Eccoci qui. Allora, faccio giusto qualche domanda in vista del torneo. Cosa ci aspettiamo quest'anno dalla nazionale italiana in vista dei primi due appuntamenti che sono forse quelli più duri contro l'Inghilterra e l'Irlanda? Dunque, noi da tutto il torneo quest'anno ci aspettiamo ovviamente una crescita ulteriore della nostra squadra, che non dobbiamo dimenticare che anche se i giocatori che abbiamo sono già alcuni al secondo o terzo torneo, comunque sono ragazzi di 23-24 anni di media, per cui il percorso di crescita è ancora lungo, per cui l'anno passato abbiamo avuto 5 buone partite senza nessuna vittoria. Quest'anno ovviamente ci attendiamo e speriamo in altrettante partite importanti e magari speriamo una vittoria. Perfetto. Abbiamo delle assenze importanti quest'anno a causa di infortuni. Dunque, come questa cosa può, secondo lei, influenzare l'andamento della nazionale e soprattutto come può influenzare il cambiamento dell'allenatore che è subentrato appunto da poco? Ma dunque, il cambiamento dell'allenatore è sicuramente in meglio, devo dire, perché Gonzalo Quezada è un allenatore che è stato cercato, scelto e fortunatamente ci ha detto di sì proprio per fare un ulteriore passaggio verso l'altissimo livello internazionale, per cui sull'apporto dell'allenatore non ho nessun dubbio e già le prime cose che abbiamo visto lo confermano. Per quanto riguarda gli assenti, tutte le nazionali quando arrivano al Sei Nazioni hanno degli assenti importanti. Noi sfortunatamente in alcuni ruoli non abbiamo una coperta lunghissima, per cui se si infortunano quelli che sono i titolari, o almeno sulla carta i titolari, abbiamo delle difficoltà. Però non dobbiamo mai dimenticare che un'assenza è anche un'opportunità, nel senso che ci sono dei ragazzi che stanno dietro e che ovviamente in futuro avranno molte possibilità di raggiungere la maglia titolare nazionale, vuol dire che dovranno semplicemente anticipare questa loro corsa. Ok, ultimissima domanda, il punto di forza di questa nazionale che può essere la chiave per il torneo? Il punto di forza di questa nazionale che potrebbe essere la chiave del torneo è che sono una squadra, lo sono sempre stati nei momenti importanti, a volte ancora non hanno la costanza di sentirsi una squadra lungo tutto l'arco della partita. Credo che se riescono a superare questo passaggio e raggiungono questa compattezza, è quello il vero punto di forza di questa nazionale. Sono tutti giocatori bravi, qualcuno molto bravo, però mediamente la loro forza è quando stanno insieme e giocano tutti insieme per un unico obiettivo.